una delle vittorie più belle della stagione, sicuramente una delle più importanti, tra l'altro dinanzi a tantissimi tifosi in trasferta, una gioia ancora maggiore. Assolutamente sì, d'altronde quello che si fa per loro, e quindi avere una curva intera, piena, che ti incita dal primo al 92esimo, 93esimo è sicuramente importante. I ragazzi hanno risposto veramente alla grande. La società guarda il presente, ma il lungimirante guarda anche al futuro, e di queste ultime ore la notizia della possibile, probabile, quasi certa acquisizione del centro sportivo Poggio degli Ulivi. Sì, ci sto lavorando da un po' di tempo e siamo arrivati in fondo. Lunedì incontrerò di nuovo Peppe De Cecco insieme al suo commercialista, perché per noi, ho sempre detto, è importante avere una casa, e quella è già pronta lì, e quindi siccome io non lavoro per far dispetti a nessuno, ma lavoro per costruire, a mio avviso è l'operazione giusta in questo momento. D'altronde l'avevo detto anche negli anni passati a Peppe di avere pazienza, perché quando la società avrebbe avuto la possibilità di farlo l'avrebbe fatto. Siamo arrivati al punto che questa società può programmare anche l'investimento centro sportivo. Io parto da un presupposto che quando uno ha un giocatore o qualsiasi cosa tra virgolette da vendere, io non è che sto qui a fare, ad aspettare le proposte. Io fisso quello che voglio, e poi se c'è qualcuno che me lo dà, bene, se non me lo dà, allora rifaccio nessuno, la domanda. Nessuno ci obbliga domani mattina a farlo. Ma per me meno di 10 milioni il giocatore non li vale, quindi è inutile che parliamo di altro. Io non regalo i giocatori, non l'ho mai fatto. Pescara si dice che è una bottega cara, ma è anche una bottega che lavora molto bene, quindi evidentemente il lavoro va pagato. Caprari invece, che anche oggi ha segnato un gran gol, è richiestissimo, quanto vale? Se vogliamo, una mia scommessa personale, Caprari. Avete riscattato quest'estate dalla Roma? Non solo, e quindi evidentemente è una scommessa vinta, grazie anche al lavoro che il mister ha saputo fare su questo ragazzo, che evidentemente nessuno gli avrebbe dato un centesimo all'inizio del campionato, anzi. Chiudiamo, Presidente, con una battuta: vale più il Poggio o vale più Caprari? Vale più Caprari, sicuramente.